Dobbiamo riportare la cultura del bene, i valori, l'educazione civica nelle nostre scuole ed è inutile continuare a dire colpa della società, è colpa dell'altro e poi dare sempre spiegazioni di tipo sociologico. Iniziamo a ripartire da una responsabilità individuale: se prendi a pugni, se violenti una persona, se bullizzi un compagno, se picchi un insegnante, è innanzitutto colpa tua e devi rispondere. Un commento per Senigallia: lei ha detto che non manderà degli ispettori. No, gli ispettori, non ho detto questo, ho detto che gli ispettori hanno già contattato la scuola, io già lunedì sera avevo una relazione degli ispettori, non vorrei che vengano intesi questi ispettori, Valditara manda gli ispettori, cioè chiede notizie ai dirigenti scolastici tramite i suoi ispettori per essere informato, per capire come si sono svolti i fatti, poi spetterà ovviamente alla magistratura prendere eventuali provvedimenti laddove dovessero emergere delle responsabilità, ma noi vogliamo comprendere perché questo fatto mi ha colpito molto drammaticamente anche per il racconto della madre che mi ha sinceramente commosso e ho vissuto da genitore quello che deve aver vissuto questa povera madre a sapere di quello che ha subito il proprio figlio. E quindi dobbiamo riportare la cultura del bene, i valori, l'educazione civica nelle nostre scuole ed è inutile continuare a dire colpa della società, è colpa dell'altro e poi dare sempre spiegazioni di tipo sociologico. Iniziamo a ripartire da una responsabilità individuale: se prendi a pugni, se violenti una persona, se bullizzi un compagno, se picchi un insegnante, è innanzitutto colpa tua e devi rispondere. Poi affronteremo anche il discorso del contesto, anzi il discorso del contesto è il discorso di una scuola che sappia valorizzare i talenti, che sappia riscoprire le emozioni, ridare passione, ridare entusiasmo. Questo è il discorso della scuola costituzionale. Però c'è poi anche purtroppo la patologia e quindi di fronte alla patologia si prende l'antibiotico, di fronte alla febbre alta si prende l'antibiotico, non si dà una pacca sulla spalla con un po' di camomilla. Per questo che lei parla di pene adeguate, pene anche se vogliamo in casi particolari gravi, pene severe? No, di sanzioni, quelle che noi abbiamo previsto. Le sanzioni che abbiamo previsto sono sanzioni che non sono delle pene, perché altrimenti si fa confusione. Sì. E qualcuno dice qua è penale, va per la sua strada e non ci riguarda, ma le sanzioni previste devono essere sanzioni rieducative, perché noi abbiamo bisogno di far comprendere al giovane che ha sbagliato, questo è il punto. E quindi le attività di cittadinanza solidale, quindi più scuola. Era follia, se ci pensate, mi spiace che nessuno ci abbia pensato in passato. Allora, bullizzi un tuo compagno, stai a casa per 10 giorni, ma questo è un premio, non è una sanzione. Bullizzi il tuo compagno perché lo bullizzi per il suo aspetto fisico, per la sua origine, per la sua religione di appartenenza. Bene, dovrai approfondire innanzitutto e capire perché hai sbagliato. Lo bullizzi perché ha un certo colore della pelle, dovrai capire cosa è successo 80 anni fa nei campi di concentramento, dovrai vedere anche delle immagini crude per studiare questo. E se invece il gesto è particolarmente grave, dovrai fare delle attività di cittadinanza solidale, perché devi imparare concretamente che cos'è la solidarietà e capire che tu sei immerso in una società insieme con gli altri, non sei da solo, il tuo ego non è semidivino, no? E quindi bisogna anche qua essere a disposizione della società e quindi capire che c'è povertà, che c'è sofferenza, che c'è dolore, e tutto questo va assorbito da chi vuole crescere. Poi lo lascio. Okay, no, anche...